Il mio fermento è legato alla necessità di restituire alla fine di questa legislatura una Sicilia migliore rispetto a quella che ho trovata. Dopodiché, se il fermento è il dibattito all'interno della coalizione o fra le forze politiche, beh, viva Dio, guai se non ci fosse questo minimo di dialettica, di contrapposizione a volte, e credo che abbiate notato come il Presidente della Regione sia stato assolutamente defilato. Il Presidente della Regione non scende nell'arena che appartiene ai partiti, il Presidente della Regione fa il Presidente di una Regione che ha bisogno di un Presidente che appaia un po' più sobrio rispetto ad esperienze Però una passate. rispostina quando c'è stata quella intervista di Salvini che sembrava lanciare altre candidature l'ha data, Presidente, un po' si No, è no, no, amareggiato. ho solo detto che mi sembrava esagerato chiedere contemporaneamente Regione, Comune di Palermo e Comune di Catania e che chi sta al governo deve stare al governo per lavorare a fianco al Presidente della Regione. In questo momento il Presidente della Regione si chiama Nello Musumeci. E quindi bisogna, piacente o non piacente, bisogna stare al governo fino all'ultimo giorno. Poi verrà il momento in cui i partiti discuteranno sulla opportunità di ricandidare o meno il presidente uscente. Naturalmente il presidente è uscente perché è al primo mandato e se non ci fosse stata la pandemia avrei salutato tutti, perché avrei realizzato il mio programma. La pandemia mi ha impedito purtroppo di farlo e quindi io saluto con un arrivederci perché parteciperò alla prossima campagna elettorale. Se poi saremo 3, 5, 2 i candidati, questo non lo so, più saremo e più effervescente sarà il confronto elettorale, ma in questo momento io non mi lascio trascinare dalla polemica perché, come avete voi stessi notato, ci sono tanti temi all'ordine del giorno, dal territorio emergono molte criticità antiche e nuove che abbiamo il dovere di affrontare e possibilmente di tentare di risolvere.